Adattarsi all'Italia, anche per un italo francese, non è semplice. L'inizio del campionato di Platini e della Juventus è disastroso. Sconfitte, tanti pareggi, pochi gol, poche vittorie. E in un certo momento andiamo a Genova. E a Genova perdevamo 1-0 a dicembre. E avevamo la sosta. E gli ho detto, guarda Cristel, non lo so se ritorno in Italia perché chiudo il contratto, rido le soldi perché non ce la faccio, mi sento inutile in questa squadra, non è il mio gioco, non è il modo di giocare per me. La mer, qu'on voit danser. Alla fine Michel non se ne va. Per lui però non c'è pace. Né dentro né fuori dal campo. Ai risultati che non arrivano e alle polemiche si aggiunge una dolorosa pubalgia e tutto va di male in peggio. L'atmosfera è natalizia. Arance dagli spalti, panettoni sotto il braccio prima di un incontro nervoso, spigoloso e deludente. Fino a una domenica in cui la Juventus affronta l'Inter e porta a casa un misero pareggio. L'unica parata impegnativa è di Zoff. Solo Tardelli ha un pensierino per Bordone. Facciamo 0-0. L'avvocato è venuto a Torino e gli chiedono come hanno giocato le due stranieri. Ha detto, due stranieri ho visto solamente quelle dell'Inter. Non ho preso Platini e Boniek per vedere Beppe Furino fare il regista. A movimentare le acque pensa Furin, reagisce ad Altobelli e rimedia all'ammunizione prima di cedere il posto al biondo Bonini. Ci ha chiamato il signor Boniperti e mi ha convocato me e Michel. Mi ha detto che un pochino non ha detto deluso, però dice ci aspettavo di più di squadra, non stiamo andando come pensavamo, qual è la causa, c'è qualche problema qua e là. Io non ho fatto tempo di dire una parola e Michele dice, presidente, posso dire una cosa? Sì. Allora, leva Furino, mette Bonini e vedrà che cambia tutto. Così, pronti via. Così. Non potevamo giocare, Marco. Noi volevamo il pallone ai piedi per giocare. Si è messo un po' di tempo e dopo è arrivato normalmente, ma l'intelligenza della Juve ha capito che Boniek e io potevamo fare qualcosa e hanno cominciato a cambiare un po' il sistema di gioco, altrimenti andavo via. Il povero Furino è stato mandato in panchina. Sei molto amato a San Siro, mi sembra. No, ma d'altronde è la Juve che non è amata, quindi... Michel ha fatto 18 partite, se non mi sbaglio, in 18 partite ha fatto sempre gol, ha vinto titolo di capocannoniere. Sono aumentati i tuoi cugini quando hai cominciato a fare gol? Quando ho segnato molti gol. Prima che sono arrivato c'aveva nessun famiglia. Poi dopo c'ero sempre di più di cugini. La partenza è stata decisamente in salita. Ma da quel momento, grazie ai gol di Platini, la Juventus si lancia a riconquistare il terreno perduto. È un fatto che finora non abbiamo fatto demeritato, anzi mi sembra che il pareggio sia più che giusto. Pareggia anche la Roma Avellino. Sì, era quanto speravamo noi. L'avversario da sconfiggere è quello in vetta alla classifica, la Roma di Paolo Roberto Falcao. È una partita molto, molto sentita, ma soprattutto da parte dei giocatori della Roma, perché sai, Juventus era talmente grande come dimensione, come immagine, come brand, la Roma invece era una squadra un po' diversa. Loro hanno vinto meritatamente Scudetto perché erano molto
c'erano molta costanza, molta regolarità. Noi invece eravamo più forti. Senza togliere, niente alla Roma, con tutto piacere. E tutto ha vinto il campionato, complimenti, me l'abbiamo battuto due volte in campionato e abbiamo battuto due volte in Coppa d'Italia. Tutte quelle vittorie non bastano a strappare lo scudetto alla Roma. A noi resta la Coppa Italia. Alla fine Michel è riuscita ad ambientarsi alla perfezione. In campo ma anche fuori. L'Italia, gli italiani e quel loro folle modo di vivere il calcio per lui non sono più degli avversari. Così come non lo siamo noi, compagni di squadra. Con il tempo, le vittorie e la conoscenza reciproca, il clima che si respira negli spogliatoi è cambiato. C'è aria di famiglia adesso. Era una bellissima squadra, con personaggi differenti. Claudio Gentile non era come Dino Zoff, non era come Antonio. C'avevi Boniperti, differente, c'aveva Trapattoni, differente. C'era l'avvocato sopra, dunque... Avvocato Agnelli, è rientrato dall'America in tempo? Sì, sono io. Per vedere questa Juventus record. Il giocatore che le è piaciuto di più fino a questo momento della stagione? A me il giocatore che piace di più è sempre Platini. Che volevamo molto bene, che era molto simpatica, molto semplice, che parlava di calcio, che non ti rompeva le scatole a parte alle 5 del mattino quando dormavi. Veniva ogni tanto a salutare. Sì, sì, sì. La Villa Alperosa. Non l'aspettavi, era, veniva. Un giudizio su questi primi minuti. Le dico che ho guardato, i vecchi li conoscevo già, ho guardato un pochettino nuovi. È tutto un ambiente che è stato bellissimo. Dall'allenamento alla partita, alle serate a mangiare un risotto, alle partite di carte sul pullman. Loro hanno giocato scopone scientifico, due contro due. Ecco, ma anche io vorrei giocare sto gioco, come faccio? Allora stavo là a guardarli, mi sono messo dietro Furino, che è stato mio insegnante, e sempre mi diceva: guarda che la cosa più importante è sette bello, no? E io dico: ma che cacchio è sto sette bello? Parlami un po' di Paolo Rossi. Paolo è stato la persona la più semplice che esistava, la più simpatica, tranquillo. Rideva sempre. Paolo Rossi era dei giocatori fuori dal campo, più sorridenti, più bravi, un personaggio incredibile. Non ho mai visto litigare con nessuno, non ho mai visto essere incavolato, un ragazzo d'oro. Platini. Rossi fermato irregolarmente. Una gentilezza, è stato un pallone d'oro, una stella così, è stato un modello. Li volevo troppo, troppo bene, un ragazzo straordinario.